Beh, una realizzazione e una inaugurazione di un centro molto importante, cioè sulla sindrome dell'autismo, cioè che contempla, cioè purtroppo, la sofferenza di tante e tante persone, c'è cioè un problema abbastanza grave e impegnativo per chi ne è affetto, ma anche per tutto quello del contesto familiare che impegna moltissimo. Quindi avere cioè questo centro operativo, cioè di riferimento e per giunta anche cioè di eccellenza, penso che sia un fatto molto importante. La mia presenza sta a testimoniare diciamo esattamente questo, così come anche la presenza del Presidente Emiliano, che spero che si collega al più presto da questo punto di vista. Noi siamo molto impegnati cioè, nel contesto della sindrome dell'autismo, cioè che caratterizza sostanzialmente la prima fascia cioè, proprio d'età, però è anche in espansione anche un po' nella fascia adulta. Quindi io penso che la ASL Bari abbia assunto cioè, un'iniziativa cioè, pregevole da questo punto di vista e fortemente necessaria. Saremo certamente impegnati a continuare cioè, su questa strada del socio assistenziale, del socio sanitario, cioè, perché il contesto cioè, della salute cioè, mentale è un problema assolutamente da affrontare, è un problema pure da cercare in tutti i modi e in tutte le maniere di renderlo cioè, fruibile da parte dell'utenza.